In realtà non c'è molto da dire, perché quello che avete filmato e poi abbiamo filmato insieme è già tutto quello che c'è da dire, no? C'è da dire che questa vicenda cominciata vari anni fa, oggi trova un punto di svolta, che non è un punto di conclusione, questo siamo soliti dirlo, ma è proprio vero, ma è un punto d'inizio, perché adesso comincia la vera sfida, la sfida per l'industria delle autobus e per i lavoratori di industria delle autobus. È una sfida in cui il governo ha sempre creduto, perché riprendere e rilanciare la produzione di autobus in Italia è un obiettivo per noi strategico, e stavolta mi permetto di usare questo termine, che io sono un po' taccato di usare questo termine, che si dice sempre strategico, no, strategico, ci sono alcune cose che lo sono, altre sono importanti, tutto è importante, poi ci sono le cose strategiche, questa è una cosa strategica. Io credo che oggi abbiamo segnato un passaggio importantissimo. Allora, nel fare in bocca al lupo a Industria Italiana Autobus, ringraziare anche Irisbus per la collaborazione che ha dato in questo passaggio, e non era facile, vi garantisco, e quindi un ringraziamento anche a Irisbus. Gli auguri più forti di Industria Italiana Autobus ai lavoratori. Poi guardate, questo è molto importante dal punto di vista dell'economia italiana, perché per quello che dicevo prima, perché è strategico che in Italia rilanciamo la produzione di autobus. Però in queste vertenze, scusate che sono un po' strano, c'è un elemento che forse è il più importante, e cioè la speranza che si riaccende per 300 lavoratori e per loro.